com'è andata? Ebbene, nel senso che sono due ragazzi, uno al San Martino e uno al Villa Scassi, che sono sopravvissuti a un'immane tragedia, hanno potuto anche descrivere quel momento, il momento in cui è crollato il ponte, momenti di commozione anche con i familiari. Purtroppo non è così per tante altre famiglie che oggi piangono i loro cari. Io come assessore alla sanità devo dire che il sistema di emergenza ha retto. Erano tempestivamente sul posto tutte le ambulanze, le automediche e tutto ovviamente il personale addetto. Non c'è stato bisogno di raccolte sangue, di aiuti da altre regioni e quindi devo dire che in questa situazione drammatica il sistema sanitario ligure ha offerto un'assistenza a tutti. Si cercano altri superstiti, le risulta, perché ci sono numeri che variano moltissimo, addirittura molti gravi come numeri, allora, se fossero confermati. Io mi limito ai numeri accertati, ovviamente delle persone che sono state portate all'ospedale policlinico San Martino, sugli altri numeri non mi azzardo a fare previsioni, ma è di tutta evidenza, insomma, il luogo è lì da vedere e quindi probabilmente sotto ci saranno altre vittime. Per ora quanti sono gli accertati? Gli accertati sono all'incirca 30. 35 diciamo. All'incirca 30. Grazie.